Altri viaggi con Stefano Bontate in Italia, ne ricorda? Viaggi, sì, praticamente siamo andati a Milano altre volte e praticamente poi siamo andati, più che viaggi erano viaggi di caccia. Ecco. Siamo andati parecchie volte in Toscana, in Calabria, sempre per ragioni di caccia. Mi scusi, prego. Procediamo per ordine. Sì. Lei sta cominciando col dire siamo andati in Toscana. In Toscana, in Toscana, sì. In Toscana andavamo in che una... tipo di caccia avete fatto? Sì. E dove? Praticamente eravamo spesso invitati dal conte toscano Renato Paglicci Reatelli. Renato Paglicci Reatelli. Questo signore aveva una casa a Castiglion Fiorentino, ci invitava spesso, aveva conosciuto, era un frequentatore dei campi di tiro a volo, aveva conosciuto il Bontate tramite un Teresi, mi pare Carlo, che era stato confinato nella sua zona. Per cui praticamente avevano preso amicizia e poi frequentando tutti il tiro al volo avevamo preso amicizia, spesso questo signore ci invitava a caccia. Senta, che tipo di caccia facevate in questo luogo? Intanto era una riserva questa? Sì, era una riserva, c'era una riserva del conte, praticamente era quasi vicino a Castiglion Fiorentino, e in questa facevamo fagiani e qualche lepre. Invece andavamo spesso pure in una zona di Pisa dove c'erano un'altra riserva, però non mi ricordo questa che di chi era, ma anche era di un nobile fiorentino, non so se era, comunque c'erano anche altri frequentatori del tiro a volo, tra cui anche qualche principessa, mi pare che c'era la principessa Ruspoli, una cosa di questo genere. Senta, ma Stefano Bontate che tipo di frequentazioni aveva? Cioè, intendo dire, come mai arrivava, era soltanto un mafioso? No. O da mafioso come mai arrivava a questo tipo di frequentazioni? Aveva un tratto gentile, era molto signorile nei suoi modi, diciamo, che era sopra le righe degli altri mafiosi, cioè praticamente non era mafioso e basta, era uno che sapeva intrattenere rapporti umani con personaggi diversi del suo entourage d'origine. Aveva frequentazioni nella Palermo Bene, aveva frequentazioni generali a livello di anche personaggi calabresi al di fuori della situazione, quale l'avvocato Bombino, l'avvocato Cuzzocrea. Il primo nome com'è, avvocato? Bombino. Bombino, Bombino, come scusa, bomba piccola. Che titolo di studio aveva Bontate Stefano? Non lo so, ma aveva una cultura al di sopra di quello che poteva essere un suo, mi pare che aveva una licenza liceale o giù di lì, ma forse neanche ci arrivava, perché mi diceva che aveva studiato molto poco, un nevolia mancabriolo, cioè non ne voleva studiare, però aveva una cultura personale fatta su era un autodidatta, diciamo. Senti. Sbagliava qualche desinenza, però era abbastanza acculturato. Senta, a proposito di acculturamento di Stefano Bontate, ma quando vi recavate all'estero, in che lingua si esprimeva il Bontate? Ma praticamente cercava, un po' d'inglese lo parlava, diciamo che invece col francese, essendo anche una lingua neolatina, gli veniva meglio di parlarlo, ma masticava bene qualche parola d'inglese, anche perché aveva avuto a che fare con quelle che lui chiamava le mamme. Le mamme erano le navi contrabbandiere da cui scendevano le sigarette.
per cui spesso queste avevano personaggi che parlavano in inglese, per cui lui ne masticava qualcosa. Senta, e per lei che lo ha conosciuto sì. personalmente, che cosa può riferirci delle capacità del Bontate di comprendere della realtà politica dell'Italia di quel tempo? Ah, senza dubbio lui seguiva molto le vicende politiche, anzi aveva una fissa, quello che di quello di cioè una fissazione che praticamente avrebbe voluto, visto ben volentieri una separazione della Sicilia dall'Italia. Diciamo che fu un fatto di famiglia, anche per come mi raccontò mio zio Salvatore Celeste, anche il padre era stato per poco tempo filo separatista, in cui aveva cognizioni notevoli di questa cosa, seguiva la politica sia a livello regionale che a livello comunale che a livello nazionale, cioè praticamente era uno che certamente aveva modo di ben comprendere qual era il momento politico in cui, al di là di quelli che erano gli altri mafiosi, che ce n'erano, che tipo per esempio Totò Greco, Totò il senatore, che anche lui era una persona abbastanza che capiva le cose, cose politiche sto parlando, ed era uno che si occupava di politica. Anche il Giacomino Vitale era una persona che diciamo che erano al corrente con la politica. Ma Stefano Bontate sì. era al corrente di problemi di politica internazionale? Ma praticamente sì, diceva che quando fu la questione del tentato golpe separatista, diceva che gli americani... Cioè tentato golpe separatista di che anno? Del 79. Ah, quello del quale sì. Dovremmo ancora parlare. Sì, del 79 diceva che praticamente gli americani sarebbero stati contenti, ma in un caso se in Italia non si faceva il compromesso storico, sarebbero stati contenti di appoggiare il golpe separatista del 79 se in Italia avveniva il compromesso storico. E ancora un'anticipazione su un tema che approfondiremo in prosieguo. Stefano Bontate era massone? Sì. Poi era massone, se vuole lo approfondisco. No, poi ci ritorneremo in dettaglio, ma comunque dico, era massone semplicemente o aveva raggiunto un qualche grado? Penso che sia stato un alto grado. Pensa che significa? Perché rilevare da questo, ma Bontade non era nella mia stessa loggia. Ah, ecco. Non apparteneva alla Camea, ma apparteneva a una loggia particolare. Va bene, poi allora ci ritorneremo su questo punto. Se vuole la posso dire pure qual era la loggia. No, tanto poi ci ritorneremo più approfonditamente. Bene. L'ho interrotta quando lei stava parlando delle riserve di caccia. Con Stefano Bontade, diciamo, c'era un rapporto non proprio paritario, grazioso, amicale, però chiaramente che alle volte dava dei veri e propri ordini. Mi disse: preparati per domani che c'è una cacciata. Ah, bene, io ero un gran tifoso di caccia, ero un grande appassionato, per cui mi invitava a nozze. E praticamente mi disse: domani andiamo in una riserva a Catania. Non so se mi disse, mi pare che era una riserva del Costanzo, però non me lo ricordo se mi fece questa precisazione. L'indomani mattina o qualche giorno dopo che mi avvisò, venne a prendermi. Allora mi pare lui aveva una BMW, una macchina molto potente. Andando per uscire dalla città e percorrendo via Libertà, abbiamo avuto un incidente stradale all'altezza di via Notarbartolo, dove abbiamo avuto uno scontro con una Fiat 500.
ma che malgrado l'esiguità della macchina, della mole della macchina rispetto a quella nostra, arrecò gravissimi danni alla BMW perché l'ha presa sulla ruota, facendola andare fuori convergenza. Chiaramente questo fatto determinò le ire di Stefano, e devo dire che anche il proprietario della 500, non capendo con chi aveva a che fare, fu piuttosto brusco. Mi ricordo che il Bontade le mise in mano dei soldi, molti soldi, e disse: levati di davanti, se no non so che cosa ti succede. Naturalmente siamo dovuti tornare indietro a prendere la mia macchina. Anch'io avevo una BMW, mi pare che una BMW 733, una macchina grossa, una berlina, e mi disse, mentre stavamo andando, ci siamo avviati per Catania, disse: sbrigati, sbrigati, che fate, tu mi scisti? Mi invitava a nozze, perché sono noti i miei trascorsi di corridoio, per cui evidentemente abbiamo fatto in un Fiat Palermo-Catania. Palermo-Catania che abbiamo fatto, siamo arrivati a Catania, mi pare che c'era della gente che ci aspettava, c'è un posto, un ristorante che mi pare che si chiamasse Torero. Questo ristorante è lungo la strada che conduce da Catania a Siracusa, sulla destra, diciamo qualche chilometro prima, o pochi 500 metri, 600 metri, per il bivio che conduce a quella che viene denominata la scia, in gergo degli iniziati catanesi, iniziati gente che bazzicava in un certo gruppo. La scia è un'azienda agricola dei Costanzo, dove siamo andati e siamo entrati, praticamente era un fondo chiuso, allora non era una riserva di caccia, il fondo chiuso era cintato da una rete metallica in modo che non si poteva scavalcare, per cui in questo fondo non ho visto mai tante lepri come quella volta. Era tale disse: ma guarda, ma quante ce n'è, ma sono come le pecore. Anche dopo Stefano poi disse che c'erano lepri proprio a Iosa, tanto che quasi non era neanche sportivo sparargli. Signor Sino, prima che vada avanti nel racconto, sì, voglio chiedere, Bontate quel giorno ricorda come era vestito? Sì, praticamente mi ricordo che quando siamo partiti da Palermo, vidi che praticamente il Bontate era vestito in maniera casual ma elegante. Cioè, elegante, praticamente noi avevamo delle tenute di caccia nel senso di vestiti, di belfe, però lui quella giornata era proprio agghindato da cacciatore signorotto, aveva delle particolari cose firmate, cose, e ci stanno a chiedere: ma che c'è, la caccia cuguardio? Cioè, nel senso, mi riferivo che spesso avevamo partecipato ad altre cacciate tipo in altri posti dove c'era la guardia che ci teneva il fucile. Cioè, lui neanche mi rispose. Vidi che praticamente era sul nervoso, un po' strano nervoso, però io ho attribuito questo fatto al fatto che avevamo avuto l'incidente, a che avevamo avuto modo di andare veloci verso Catania, per cui non più di questo. Quindi riprendiamo il racconto, siete entrati all'interno di questo fondo chiuso? Cioè sì, siamo entrati all'interno di questo fondo chiuso, abbiamo visto queste lepri, c'erano anche delle altre persone palermitane che però ci aspettavano là. E praticamente lui invece immediatamente sparì. Lui chi è? Stefano Bontade. Sparì. In che senso sparì? Sparì, a un certo senso si allontanò,
in effetti questo fatto mi fece in certo senso meraviglia, perché sapendo che lui, come vedeva caccia, impazziva. E praticamente io, ma dove sei andato? Comunque non ci ho fatto molto caso. E dopo intorno alle 10:30 arrivò Nitto Santa Paola. Arrivò Nitto con, però ci fece un saluto da lontano. Salutiamo, 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 e si andò verso parte di queste case. Quali case? Le case che incipiano nel fondo scia. Ci sono delle case che praticamente erano, diciamo, vicine al posto dove noi cacciavamo. Allora, praticamente il Santa Paola si allontanò verso il posto dove si era allontanato il Bontade, però lo vidi andare quasi immediatamente via. Cioè via dal fondo chiuso? Sì, 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 via dal fondo chiuso, con la macchina. Mi ricordo che lui, mi pare, avesse una Renault, era una Renault di quelle grosse, che erano simili a una Renault due volumi, non quelle tre volumi, che erano la migliore macchina allora che aveva la Renault, pare che era un Renault 30, una cosa di questo genere. Praticamente poi che cosa è successo? Che io continuai a cacciare e a un certo punto abbiamo sentito un rumore di macchina, a livello di 3, 4, 5 macchine, a questo livello. Macchine che arrivarono in un certo senso sgommando, si sono frenate, sono fermate con stridio di freni, e c'è stato uno sbattere di sportelli, cosa che insomma così non è che ci avevo fatto granché caso. A un certo punto c'era con me, che mi accompagnava nella cacciata, una specie di guardiano, una specie di guardia giurata, che aveva un soprannome. Il soprannome di questa guardia giurata era Ucchiù, Usciù, una cosa di questo genere, ma penso più Ucchiù, perché Ucchiù è una specie di uccello del malagurio che c'è in Sicilia, per cui praticamente è un modo di chiamare la civetta dei catanesi. E praticamente questo signore a un certo punto ci disse: ma che cosa c'è che c'è tutto questo baccano? Pardon, signor Presidente, mi disse: minchia, c'è Andreotti. Io devo dire che mi sembrò una buttata, mi sembrò così, ma Andreotti che c'è da fare qua? Che non potevo capire, pensare cosa poteva venirci a fare Andreotti in una riserva di caccia a Catania dei Cavalieri Costanzo. Non ci fece per niente caso. Però così arrivano dei personaggi del catanese. Penso, c'era anche Nitto Santa Paola, però non ne sono sicuro. Cioè, scusi, Nitto Santa Paola, lei ha detto che era andato via? Sì, ma poi era, secondo me era ritornato. Questo secondo perché me, è scusi. Stato, mi scusi, questo secondo me c'entra stavolta. Secondo me perché c'erano degli esponenti del gruppo catanese che naturalmente venivano solamente se c'era Santa Paola, se no questi qua difficilmente si sarebbero affacciati alla scia. Continui. Poi e insolitamente, perché si ritardò il pranzo, la mangiata di una mezz'ora, perché generalmente intorno alle 2 si smetteva di cacciare per fare la mangiata di rito, perché dopo questa situazione, dopo la cacciata, c'era, dovunque andavamo c'erano queste mangiate pantagrueliche. Quella volta si ritardò. Prima di cominciare a mangiare c'era una lunga tavola preparata con ogni ben di Dio. Ho sentito di nuovo uno sgommare,
un partire di macchina, di motori imballati, e dopo qualche 5-10 minuti vidi spuntare il Bontate. Non vidi Santa Paola. Praticamente abbiamo mangiato abbondantemente con questi esponenti catanesi. Se vuole, signor Presidente, sì, riposto. Dica chi erano presenti a questa mangiata. E allora c'erano Ciccio La Rocca di San Michele di Cantaria. Mi scusi, se qualcuna di queste persone era uomo d'onore, la specifichi. Mi scusi, dottore Scarpinato, come lei sa, io non sono uomo d'onore, io non posso dire se queste persone erano uomini d'onore o meno, ma senza dubbio erano dei mafiosi o dei paramafiosi, cioè nel senso che erano vicini ai vertici della mafia catanese, e per essere presenti a una cacciata rituale, perché queste cacciate venivano organizzate anche per fare degli incontri. La cacciata un po' era una scusa, ma poi si andava a discutere altre situazioni, altre cose. Chiaramente di alcuno so che, perché mi veniva indicato come Chiddu che comanda, altrettanto mi fu detto di Nello Sebastiano Nardo, che mi disse che invece era quello che comandava addirittura tutta la provincia di Siracusa. Mi scusi, questo Nello Sebastiano Nardo era presente a questa mangiata? Come? Questo Nello Sebastiano Nardo era presente a questa mangiata? Sì, 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 era presente a questa mangiata, come no? Sa se questo Nardo Sebastiano aveva dei rapporti di parentela con qualche esponente della mafia catanese? Sì, era, si diceva che fosse, perché mai nessuno me lo disse, che era parente di Nitto Santapaolo. Ecco. Un terzo nome. Sì, c'era Mimmo Teresi. Mimmo Teresi, che insomma mal mi vedeva, cioè praticamente non so perché questo signore che aveva, o almeno lo so, cioè pensava che io fossi troppo in intimità con Stefano Bontade. Intimità perché? Cioè perché praticamente mi portava sempre con lui e potevo vedere, diceva lui, via un sacco di cose. Cioè vedevo delle cose che, dato il mio non essere mafioso ufficiale, affiliato, mi metteva a conoscenza di cose che non dovevo sapere. Questo è quello che diceva. E alle volte anche così me lo faceva capire che ero mal sopportato anche la buonanima di Stefano Bontade. Va avanti. Bene. E allora praticamente abbiamo mangiato con Stefano, ci siamo un po' soffermati. Stefano, prima di mangiare, così tanto per gradire, ammazzò un paio di lepri, ma disse: ma da lei come i pecore, so, lasciamo ire, va. Non è tipo, cioè non era una caccia entusiasmante, sportiva, era troppo, c'era troppo differenza. Per cui evidentemente è chiaro, non era cosa. E sempre era, devo dire, strano, teso, nervoso. Siamo andati a Palermo. Nell'andare a Palermo, così, mi so bene, ma più che altro come curiosità, come fatto per tutto in incidentale, ci doveva andare Stefano, ma chi mi disse che c'era Andreotti? Stefano si voltò di scatto, mi diede due scappellotti affettuosi, però, nel senso affettuoso, mi disse: ma sempre tutte cose va vedendo una cosa, ma con tutta la situazione. Chiaramente capii di aver fatto una mezza gaffa, non ho approfondito la cosa. Vuole tradurre questa espressione dialettale? Sì, mi disse: ma sempre che vai vedendo tutto, sempre che ti vai mischiando, sempre che ti vai infilando, questo intendo dire, intese dire. E praticamente mi diede questi due scappellotti, poi fece così, così, e mi disse: io lascia stare. Capì che non dovevo più infilarmi in questa cosa. Ritorniamo un attimo indietro. Sì. Questo guardiacaccia, soprannominato Ucchiù, lei era la prima volta che lo vedeva? Sì, in quell'occasione era la prima volta che io lo vedevo. Però poi, perché mi ricordo Ucchiù?
l'ho rivisto parecchie volte a Sigonella, però poi ho saputo in carcere all'Asinara che questo signore, ho incontrato in cella con me, era ristretto in Succio Santa Paola, figlio maggiore di Nitto, che mi disse, parlando di cacciate, perché lui era venuto a caccia parecchie volte anche con me, Enzuccio Santa Paola, Enzo Aiello, suo fratello Alfio, erano venuti in Toscana a caccia pure con me. Enzuccio, che per me era un bravo ragazzo, così, un ragazzo molto modesto, parlando sempre di questa riserva, di queste famose lepri, le cose, mi disse, ci sei mai chi blocchio che se ne dice? Ma con fare... mi disse, sei andato in Australia. Io non capii se l'essere andato in Australia di questo personaggio significasse che era stato ucciso o che effettivamente era andato in Australia.